A questo ci ha portato il derby di ieri, è figlio di tutto quello che è accaduto in 11 anni. Di premi dati, di cose dette e non dette, di chi gliel'ha mandata sempre calda. Pensate che oggi finisca tutto qui. Guardate che fra un mese, due mesi è campagna acquisti iniziata, cominceranno a sparare i nomi, comincerà anche chi oggi sta da una parte. E ripeto, dovremmo essere tutti uniti, non dividerci più, perché poi lo facciamo da laziali, parliamo tutti da laziali, almeno credo. Poi magari ci sarà qualcuno che lo fa perché deve solo mettere zizzania, ma noi siamo tutti laziali, viva Dio. Quindi il pensiero è quello, che vorremmo tutti il bene della Lazio. Ma io lo so già che chi oggi, per esempio, perché nel tempo è già accaduto, no, che alcune persone hanno difeso a spada tratta questa gestione in questi 11 anni. Com'è accaduto? Si può tranquillamente dire. Allo stesso Giancarlo Governi, un caro amico Giancarlo, magari interviene stamattina in diretta, gliel'ho detto, intervieni Giancarlo, perché almeno chiarisci. Giancarlo, è accaduto che in questi anni abbia difeso addirittura la società, che abbia poi aderito a questa, ad Emozione Lazio in questi giorni. Ieri se ne è dissociato, perché ieri ha detto no, basta, io mi tiro fuori, perché adesso lui se ne deve cercare un advisor. Allora, Soloni, ma quando lo dicevamo 4-5 anni fa, io, Stefano Greco, Michele Plastino, La Curva, di cercare un advisor, dove stavate? Dove stavate? Perché davate fiato alle trombe? Perché davate ossigeno? Perché avete contribuito a questa divisione tra di noi? No, Francesco, perché tanto non c'è nessuno, lui non lo farà mai. Ma chi ti ha detto che non lo farà? Come in questo momento. Ma perché cercare il dialogo? No, sarà lui a venire a chiederci scusa, sarà lui a chiederci il dialogo. Non lo vogliamo il dialogo! Vorrebbe dire ricominciare da capo, perché il pelo perde il coso, il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Lo capite sì o no? Per quanto potrebbe cambiare o farvi credere che è cambiato? 6 mesi? Un anno, perché ve fa una campagna acquisti normale, quella che dovrebbe fare senza che glielo chiedi? E secondo voi sarebbe cambiato? E questo che vuol dire? Che poi per quanti anni ancora te lo porti sul groppone? Allora perché voi, grandi razziali, dovete andare da fiato a sta cosa? A ridare voi ossigeno? Perché voi gli ridereste ossigeno? Lo capite sì o no? Volete ascoltare per una volta quello che è, almeno noi, tra tifosi, tra popolo? Visto che non lo fa chi ci governa in Italia, è un altro discorso. Ma almeno tra di... Volete voi almeno stare ad ascoltare la voce del popolo? Il popolo cosa chiede? Nessun contatto, nessun dialogo. Non deve nascere oggi, né domani, né dopodomani. Fine! Questo deve essere. E invece non ve c'entra in capoccia, oh. Lo metteremo in condizione che lui verrà... Lui ci chiede... Ma che ce frega a noi che lui ci chiede scusa? Prima te... Ma come? T'ha offeso in tutti i modi, non sto qui a ripetere certi epiteti che so pure brutti. Lo mandi giù perché ti viene a chiedere scusa. E tu ci credi? E tu ci credi? Alla finitela. Non ridate ossigeno. Non diventiamo complici di una situazione. Non dobbiamo diventarne complici. Siete ancora tutti in tempo. Siete ancora tutti in tempo a pensare a quello che dovete fare. Alle azioni che dovete... A quello che dovrete fare, appunto, alle azioni che dovete intraprendere. Ci sono azioni e azioni da fare. Questo è il momento dell'azione, Azione Lazio, Azione Lazio, l'azione della sparuta minoranza, che non lo è più, ma voi dovete stare a sentire quello che il popolo vi chiede, non potete andare per la strada vostra, perché non può esistere. Guai a chi in questo momento ha una mezza idea di ristituire un mezzo dialogo con questa società, oramai è all'angolo, anche la politica se ne è accorta. Berlusconi che ne parla, gli altri che l'hanno scaricato, in federazione sembra che abbia perso. Ripeto, noi non siamo contro di lui, perché poi, alla fine, noi siamo per la Lazio. Tutto questo deve accadere perché? Perché occorre che alla Lazio, non mi frega niente a me se si parla di Biasi, se si parla di Donatoni, non mi frega niente della panchina, chi viene l'anno prossimo, né chi saranno i giocatori, chi parte, chi viene e chi va. Una cosa sola, una nuova proprietà, una nuova proprietà! Non è che la trovi così, per strada, dice Francesco, che fai armato, gli dici vattene? No, non è. Lo so, sono anni oramai che la cosa va avanti così. Quindi non è che se io dico lo dito vattene, lo dito domani se ne va. Che chi ce me frega a me dei scarcelli, chi è scarcelli? Faccio come mi pare. Ma se la situazione continua ad essere quella che era ieri... allo stadio olimpico, e se continua ad essere questa perché
si ritrova solo, senza più neanche i soloni del calcio intorno, ripeto, perché in questi 11 anni chi ci ha portati a questa condizione sono tutti quelli che nel tempo la comunicazione, i giornalisti, chi parla di Lazio, chi scrive di Lazio, chi fa di Lazio, ha avallato certe scelte e è venuto pure contro i tifosi stessi, contro i comunicatori stessi, perché voi stessi, quando io pure a gennaio ero qui a dirvi di Bisevaz, che era come era la riserva degli Young Ambigua, eppure c'era, ma chi diceva, ma no, ma vediamolo Francesco, ma vediamo, perché Bisevaz che fai, che non va a vedere, ancora che lo devi vedere, ancora, ma quando lo prendi in giocatore vero? E ripeto, non è un discorso sportivo, ma per dirvi dove avete sbagliato tutti, oggi vi sento, notare se ne deve andare, io ce l'ho a Cottare, ma te ce l'hai a Cottare, ma perché ce l'avevi a Cottare quando ti ha portato Gentiletti, quando ti ha portato Hut, quando ti ha portato Bisevaz, e sto imbecille de Scarcelli invece te lo diceva, guardate che stiamo a farite, guardate che non sono campagne acquisti, vi rendete conto, quando ti ha portato Postiga, Saha, Kakuta, Garrido, chi più ne ha più ne metta. E ripeto, lui, direttore sportivo, l'altro dall'altra parte, chi gestisce la società, invece ci diceva, nel frattempo, ci diceva che in curva ci sono prostitute, papponi, spacciatori, tutti pieno dei drogati. Bello, bella cosa sta società. C'è chi l'ha difesa, c'è chi la difende ancora. Pensate che c'è chi su Facebook si permette di offendere un mito, il nostro portabandiera Vincenzo D'Amico. Di dire delle cose orrende a Vincenzo D'Amico. Tu ti devi sciacquare la bocca, tu che parli di Vincenzo D'Amico. Ma se sei laziale vero come ti professi, come puoi difendere lo di attaccare Vincenzo D'Amico? Che ha firmato in bianco per tornare alla Lazio dal Torino, era nel giro della nazionale solo per giocare con la sua Lazio. Con la sua Lazio. Che ha la Lazio nel cuore, Vincenzo D'Amico. Come ti permetti tu che dici di essere laziale, di difendere Rodito e attaccare un mito come Vincenzo D'Amico? Tu sei laziale? Tu sei laziale? Te credo che c'è qualcosa dietro, perché vuoi solo mettere zizzania nel popolo laziale. Quindi adesso siete tutti belli che sgamati, tutti, tutti, e fatevi un esame di coscienza, pure tutti voi, che oggi ve la prendete con Tare, che ve la prendete con quello, con quella, prendetela con voi stessi, che siete mediocri. Siete dei mediocri, ve lo vado dicendo da anni, siete dei mediocri! Se aveste aperto gli occhi prima, tutti, invece di dargli i premi, di avallare certi acquisti, certe cessioni, allenatori che un anno sono i più forti del mondo e l'anno dopo, appena vincono due partite, subito il paragone con Maestrelli e con quella Lazio meravigliosa, l'anno dopo via via carci in culo, non capisci più niente, ma piglio con l'allenatore, avete fatto il suo gioco in tutti questi anni, in tutti questi anni, e voi non ve lo fate un esame di coscienza, nessuno di voi se lo fa. Lo capite che con Petkovic è successa la stessa cosa, con Delio Rossi anzitutto, ora con Pioli, che può avere tutte le sue colpe, che Pioli ha sbagliato ad avallare, se doveva sta zitto, a fine campagna acquisti, se non gli stava bene doveva sta zitto, invece di è proprio la campagna acquisti che volevamo, gli reintegrano Mauri, dice no, è proprio adesso siamo al completo, siete stronzate, Pio, scusa, ti stavi zitto, e io in primis non avrei avuto nulla da ridire, perché ripeto, ho una stima immensa, avevo una stima a me, diciamo che ancora lo rispetto, va, come uomo e come tecnico Pioli, prima avevo più stima perché nell'uomo in particolar modo, perché dico magari è uno che sotto ci avrà gli attributi, poi te vedo fare una cosa del genere pure a te aziendalista, ma perché? Tanto sapete tutti gli allenatori che poi verranno, che sono stati alla Lazio, spero i prossimi a venire non debbano subire questa situazione, perché magari c'è già un'altra situazione, un'altra proprietà. Però tutti loro che sopra sanno già che va a finire così. Un anno bene, forse due, ma un anno bene, il secondo va male, la colpa è la tua. Quindi tu state zitto quando finisce la campagna qui. Invece di avallare e dire, perfetti, siamo bene, è proprio quello che volete, stai zitto. Quando le cose vanno storte, magari potrei dire, abbiamo fatto il lepodeano. Campagna qui si è stata quella che è stata. Da me che volete? Così facevi l'uomo. Senza neanche che gli andavi a dire niente a loro, ma che avete fatto? No, no, te stavi zitto. Stavi seduto sulla riva del fiume. Vedi sti quattro smidollati che vanno in campo, quello che combinano, perché quattro smidollati, fatevi un esame di coscienza pure voi quando l'anno scorso vi dicevo, ma avete fatto due marroni così l'anno scorso, con Felipe Anderson, quando vi dicevo questo ha giocato 8 partite a 20 anni, poi è stato un anno a mollo, l'anno dopo che era l'anno scorso ha fatto 8 partite, poi è tornato a mollo, perché dicevamo se deve riposare, ha fatto 8 partite buone, Scarcia, ma che vuoi, questo c'ha 20 anni, ma riporta, è milionario, oh, c'ha 20, quanto c'ha, 23 anni, 22, milionario, roba che noi per arrivare ad avere in banca, ma manco in banca,
che poi lì ci mette sopra le mani qualcuno che dice che le tasse, quelle cose. Ave, due soldi, come ce l'ha lui? Ma manco in due vite noi ce la facciamo, ma manco in tre vite. Lo capite? Quello mi pare che prende 1 milione l'anno. Alla Lazio lui ha preso, credo, almeno un paio di milioni già in 2 anni. Ha ritoccato il contratto e tutto quanto. Era in procinto di andare chissà dove. E voi difendete un pappamolla. Perché a me a 20 anni mi dovevi sparare in fronte per fermarmi. Se mi dice, ti do 1 milione l'anno. A parte che, perché laziale, quella maglia la indosso gratis e te aro il campo. Te lo aro l'Olimpico io, solo per indossare la maglia della Lazio. Ma oltretutto, me paghi, me dai 1 milione l'anno? C'è scarce, la partita è finita, devo rientrare. Mi devi sparare! Io continuo a correre, devo segnare. C'è la Lazio, c'è la Nord, c'è l'Olimpico. Devo andare, fermate scarce che è finita. Ma levate tu che io devo correre! Me danno 1 milione l'anno! Netto poi! C'è scarce, le tasse ne paghi, le paga la società. E tu, Felipe Anderson, mi fai queste figure? A 20 anni te devi riposare. Per 8 partite che hai giocato, e tutti qua. Fabio Norati, che di là te lo ricorderai, Fabio, no? Le telefonate. Scarcea, te perché, te perché, te perché. Se apposta dico ad alcuni, sarebbe bastato aprire gli occhi prima. Bastava aprire gli occhi prima, invece di difendere l'indifendibile, di vedere esattamente la realtà delle cose e dire le cose come stavano. È una gestione che non poteva più andare avanti. A livello di Lazio, ci chiamiamo Lazio. La Lazio in questo momento non è ai livelli neanche del Chievo e del Sassuolo, vi rendete conto, sì o no? E tutto quello che è stato oramai è irrecuperabile. Quindi il mio pensiero è questo. Dritti per la nostra strada, non si deve proprio manco girare un attimo, qualunque ostacolo io dobbiamo passare sopra. Chiunque verrà a dirvi, guardate che però se lui fa dritti! Ce l'hanno già fatto, ve l'hanno già fatto 2 anni fa sto scherzo. Perché la campagna acquisti e tutti i giornalisti ha visto, ha preso Basta, ha preso De Vrij, ha preso Parolo, l'anno scorso, mi hanno preso per culo pure l'anno scorso, io ero qua di... No, perché, lo sapete, però, ha tenuto i più forti, c'era gente che telefonava qui dopo 3-4 giornate di campione, no, perché io mi metto alla pari da Juve, no, perché io ho scudo quest'anno, capite? Capito come ci siete cascati con tutte le scarpe? Io, mamma, devo stare zitto perché poi c'ho pure la propaganda, però, non ce la faccio più, cercate di aprire gli occhi voi stessi per primi, se no... Oramai è ciclica la cosa, tra 6 mesi, 1 anno, magari gli va bene l'anno prossimo, siamo di qua di nuovo a dire queste cose. E ripeto, dovete vederla non più come una cosa sportiva. Non è una contestazione per quelli che sono i risultati sportivi, è una contestazione verso una gestione, verso una persona che oramai è avversa ai laziali. Oramai, purtroppo, vedete che poi quando le cose arrivano proprio ad un limite insostenibile, accade quello che poi è accaduto ieri. Persone che magari si sono beccate pure una querela. Ma ve pare giusto? Cioè, qualcuno deve portarci a questo? Questo non può accadere! Perché poi lui è continuato a stare lì, ha scaricato tutte le colpe su Pioli. La colpa di De Pioli, via, andiamo a Norcia! È arrivato Inzaghi, bene! L'anno prossimo portaci De Biasi, che è amico di Tare e che tanto bene ha fatto con l'Albania. O Juric. Questi saranno... Ripeto, partendo dal presupposto che a me, De De Biasi, De Juric, di Prandelli, di Donadoni, di quello che... Non me ne può fregare di me, no! E neanche dei giocatori che verranno, né di quelli che partiranno. Io sarò felice di svegliarmi, di tornare allo stadio, di rimettere l'inno, di cantare tutti insieme, quando ci sveglieremo e diranno... Ci sarà lui, finalmente, avrà detto... Cerco un advisor, cerco una nuova proprietà, perché per me, sicuro nel mondo c'è. Non conosco nessuno, io a parte mio fratello, mia sorella, mia madre, gli amici, non conosco nessuno che possa essere interessato alla Lazio. Ma secondo me il parere di uno, di un cittadino, un parere di uno del popolo, di un tifoso, la Lazio è appetibile. Quindi laddove lui domani dovesse cercare un advisor, qualcuno uscirebbe fuori. Ha visto mai che si sveglia la mattina Altani? Dice, l'Odito ha detto sta cosa. So pure laziale. Ha visto mai che Altani si ricorda che è laziale? Che ne sai? Può capitare, no? O se sveglia Neschimese che noi manco sapevamo che è laziale. Quando entra all'Iglu, dice, hai visto, Lodito ha messo in vendita, sono tra gli uomini più ricchi al mondo, so eschimese. Dice, noi lo vorremmo romano italiano, se non è possibile, va bene così, basta che è uno che poi ci rispetti. Non lo voglio, di tanto ormai i presidenti tifosi non esistono più, ma almeno che ci rispetti. Un presidente che viene con tanti soldi, io lo voglio con tanti soldi, se poi, tanto sto a sognare, lo voglio con tanti soldi e che ci rispetti. Ma io credo che quello con tanti soldi ti rispetta perché è abituato a rispettare la gente, perché sa come si fa a continuare a far arrivare soldi nelle proprie casse, nelle casse della società, come si fa il bene di una squadra di calcio, riempendolo lo stadio d'amore, di passione, come il gioco delle barriere che hanno fatto sti giorni. Avete sentito Gabrielli di nuovo ha parlato, le barriere si possono togliere,
però i tifosi devono venire prima, devono dimostrare che sono dei bravi bambini, noi le toglieremo, ma come le togliamo se possono rimettere? Quindi il giorno che loro di nuovo fanno i cattivi noi li rimettiamo. Ma che gioco stiamo a giocare? Ma che gioco stiamo a giocare? State capendo cosa è, c'è accaduto sulle nostre teste? Dritti per la nostra strada, non girate il timone, non vi fate convincere da nessuno, né da chi dà i premi, né da chi parla, da chi scrive, da chi vi parlerà di campagne acquisti, di cessioni, di allenatori. Ditegli quando dovete chiamare, gli dovete scrivere, dovete dire: non mi frega niente dell'allenatore, del calciatore, non mi frega niente, mi dici chi viene alla Lazio? Vediamo se questo ci trova. Chi è l'advisor? Voglio sapere il nome dell'advisor. Guarda un po', io non voglio sapere né il nome dell'allenatore né il nome dei giocatori. Voglio sapere il nome dell'advisor. Se può? Due minuti e torniamo. Stai ascoltando Radio Incontro Olimpia 105.8 FM.